Marina di Camerota ha consegnato alla velina Shaila Gatta il premio Nassiria per la pace 2019. Leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Shaila Gatta. Per l'umiltà, la passione e il sacrificio con cui ha sempre testimoniato l'amore per la danza e per la propria città. Per aver dimostrato di possedere, oltre alle indiscusse doti artistiche, anche grande umanità e generosità. Per aver trasmesso, con il suo ottimismo, messaggi di speranza a chi affronta le difficoltà della vita in quartieri difficili delle grandi città. Esempio di come, attraverso l'arte, si possa trasmettere il coraggio, la forza di lottare e di non arrendersi mai. Marina di Camerota, 27 giugno 2019. Prima di terminare, a parte che è un piacere essere qua, perché soprattutto le persone, ho trovato un'accoglienza più unica che rara, direi. Però per me questo è un onore stasera, nonostante la mia giovane età. Spero, sapendo il valore di questo premio, sapendo a chi è stato consegnato e di cosa si tratta, il valore immenso che ha, spero in qualche modo che la mia storia possa ispirare quei giovani che hanno paura di affrontare la vita, di affrontare i propri sogni. Non abbiate paura di farlo, perché nella vita non c'è niente di più soddisfacente di immergersi nelle proprie passioni, nei propri sogni e nei propri obiettivi. Ed è ciò che vi renderà felici, perché la felicità la scegliamo noi, la nostra felicità, non la sceglie nessun altro. Siate padroni della vostra vita e se qualcuno vi dice di no, andate avanti, perché siete voi a decidere. Quindi niente, grazie. È stato consegnato ieri sera in seduta straordinaria presso l'anfiteatro dell'Happy Village di Marina di Camerota il premio internazionale Nassiria per la pace a Shaila Gatta, la velina di Striscia la Notizia, originaria del quartiere Secondigliano di Napoli. La sua è una storia di sacrificio e di speranza, di coraggio e di impegno civile. Ai nostri microfoni il commento del presidente del premio, Vincenzo Rubano, del sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, e del vicepresidente della provincia, Carmelo Stanziola. È stata una bella serata, ricca di emozioni, con Shaila Gatta, che è la velina di Striscia la Notizia, originaria di Secondigliano, che è un quartiere a nord di Napoli. La storia di Shaila è una storia ricca di coraggio, ricca di impegno, e il premio Nassiria vuole premiare quelle persone che si impegnano, che non hanno le mani in tasca. Noi conosciamo Shaila come la velina di Striscia la Notizia, però nessuno conosce la storia di questa ragazza che ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare a Striscia la Notizia. Shaila, prima di fare la velina, ha lavorato in un call center, poi ha lavorato come assistente di ragazzi in difficoltà, ha fatto davvero tantissimi sacrifici, sostenuta naturalmente dalla famiglia, che fin dal primo giorno ha cercato di proteggere Shaila dalle difficoltà del quartiere, perché come sapete benissimo Secondigliano è un quartiere con un altissimo tasso di criminalità. La lezione di Shaila di questa sera, le lezioni sono due. La prima, che bisogna impegnarsi e bisogna innanzitutto studiare, perché le mafie si combattono innanzitutto con lo studio. Il secondo messaggio di Shaila invece è quello di non arrendersi mai e di continuare a credere nei sogni, perché tutti ce la possiamo fare. È un messaggio di forte speranza. Siamo onorati, grazie a Cilento TV, in questa splendida location dell'Happy Village di Marina di Camerota, dove questa sera si è tenuta questa serata dedicata al premio Nassiria, inedita in piena estate, dove praticamente i tantissimi turisti presenti qui in questa meravigliosa location hanno potuto assistere a questa bellissima testimonianza di questa ragazza che ci ha raccontato un po' della sua vita. Innanzitutto un grazie all'amico Vincenzo Rubano, che come al solito ha creato una serata e un evento di prim'ordine, quindi siamo orgogliosi davvero di questa ennesima opportunità. Il premio Nassiria è un premio
ormai diventato parte integrante delle attività culturali e non solo nazionali ma internazionali, e noi del Comune di Camerota siamo fieri come amministrazione e ovviamente come cittadinanza tutta rispetto a questo premio. È davvero una bella testimonianza quella di Shaila, una ragazza che ha dimostrato che con l'umiltà, con la determinazione, con la voglia di affermarsi pur giovanissima e vivendo in quartieri difficili con ovviamente tantissime responsabilità ma soprattutto difficoltà, è riuscita ad affermarsi a livello nazionale. Questa è una bellissima testimonianza per i giovani, è un messaggio molto forte. Ho visto una donna estremamente decisa, caparbia, risoluta a voler a tutti i costi raggiungere gli obiettivi prefissi. Questi sono gli esempi che servono ai nostri giovani e ai ragazzi. Sognare può essere, diciamo, l'anticamera del toccare il proprio sogno, e quindi Shaila questa sera ha dimostrato di meritare tutto questo premio Nassiria proprio grazie alla sua grande voglia di arrivare. Beh, intanto io debbo ancora una volta fare un plauso agli organizzatori del premio Nassiria che stanno portando avanti questo messaggio forte di impegno verso la garanzia della pace, e stasera attraverso il premio che è stato consegnato a Shaila, che ha narrato un po' la sua esperienza di un impegno forte, di un sacrificio, dove ha fatto capire che attraverso l'umiltà, attraverso gli impegni, attraverso i sacrifici si possono raggiungere gli obiettivi. E questo è un messaggio che noi dobbiamo lanciare anche ai giovani, che oggi spesso pensano che attraverso Facebook, attraverso questi sistemi multimediali veloci, non si dà quella giusta riflessione invece a quello che è il messaggio che ha detto Shaila, che gli obiettivi bisogna prefiggerseli e bisogna raggiungerli attraverso un impegno costante, attraverso i sacrifici. E penso che stasera il premio Nassiria ha colto ancora una volta nel segno attraverso la consegna di questo premio.